Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio girarvi questo video che sicuramente rispetto agli altri sarà un po' particolare perché è un po' una novità nel canale e ne vedrete parecchi di questi video perché tipo ne ho comprati parecchi, però sto aspettando che mi arrivino e intanto però vi faccio vedere quelli che già ho. Se mi seguite su Instagram inoltre l'avrete già visti alcuni perché ogni tanto postavo la foto quando mi arrivavano. Sto parlando dei Funko Pop, ma penso l'abbiate capito un po' tutti. E anzi, se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi, vi metto il nick da qualche parte e inviatemi in messaggio privato i vostri Funko Pop perché sono curiosissima di vedere quanti ne avete, quali avete, eccetera, eccetera. Io ho sviluppato questa fissa tipo già un annetto fa, però ancora non li avevo comprati perché mi sono detta, oddio, poi non so dove metterli, è una cosa o un'altra, insomma, ho detto aspetto, poi comunque continuavo a vederli nei canali delle persone che seguo, tipo Cleo, Deborah, eccetera, e quindi alla fine ho detto, senti, ma chi se ne frega, la vita è una sola, quindi compro quelli che mi piacciono, e ok. Me ne sono arrivati 7 finora, però ne ho ordinati tipo un po', poi più in là. Se comunque vi piace questo genere di video, caricherò anche l'update e l'update e l'update, eccetera, eccetera. Comunque, per ora inizio con questi 7 qui. Allora, vi dico subito che uno di questi l'ho preso su eBay, mentre gli altri l'ho presi tutti su Amazon, ma vi straconsiglio di comprarli tutti su Amazon perché costano molto meno rispetto ad altri siti e anche ai negozi, perché potete trovarli anche nei negozi, nei Disney Store, GameStop, insomma, eccetera. E a volte su Amazon fanno anche tipo degli sconti, quindi è molto 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 meglio. Per chi non conoscesse i Funko Pop, innanzitutto sono praticamente delle statuette ispirate a film, serie TV, personaggi dei fumetti come dei film, insomma, davvero ispirati a qualsiasi cosa, anche a cartoni, insomma, tutto quello che possiate immaginare. E appunto sono delle statuette, adesso li faccio vedere, super dettagliate, sono fatti davvero benissimo, sono troppo carini e sono da collezione, quindi non sono giocattoli che date ai ragazzini, insomma, per giocare, questo è da mettere in chiaro, perché magari sicuramente qualcuno si chiederà, oddio, questa c'ha 20 anni, si mette a giocare con i pupazzetti. No, sono da collezione, cioè una cosa visiva, no? E adesso ve li faccio vedere. Allora, io ne ho 3 di Harry Potter perché poi si dividono per categoria, 3 della Disney e 1 di un film che infatti parto proprio con questa perché è una femmina. Allora, vi faccio vedere, ogni Funko Pop viene con la sua scatolina e questa è la prima che vi voglio far vedere, che è, come vedete, Wonder Woman, appunto ispirato al film, perché poi c'è anche Wonder Woman ispirato alla serie TV, ai fumetti, eccetera, eccetera, ce ne sono troppe, però questa è quella del film e ce ne sono anche varie versioni perché vedete, se giriamo dietro la scatola ci sono varie. Ci sta anche Ippolita che voglio troppo prendere e voglio anche prendere troppo sempre lei, Wonder Woman, però da vestita da Amazzone e questa col vestito blu. Quindi qua dietro troviamo praticamente tutti i pop della collezione inerente. E io ho preso questa che è la 172 e poi dopo ve la tiro fuori dalla scatola e ve la faccio vedere. Naturalmente poi questi vanno tenuti nelle scatole. Alcuni li tirano fuori, altri li tengono nelle scatole. Io tengo nelle scatole perché ho paura di rovinarli e cose. Allora, questa è la statuetta. Poi vi metterò dei close-up per farvi vedere bene i dettagli perché sono incredibili. Comunque è davvero troppo carina. Cioè, guardate soltanto il cerchiettino che ha in fronte, tutte le cose dei vestiti, la spada, il laccio, quello della verità che c'ha qui su un fianco. Insomma, sono fatti davvero benissimo. Più o meno vengono sui 10 euro, 10-15 euro. Poi, insomma, dipende anche da che tipo, perché poi ci sono quelli super particolari, super size, insomma. C'è un mondo, vi giuro, che ho scoperto con questi cosetti. Comunque, questa appunto è la prima Wonder Woman. Poi, non so se passare a quelli Disney oppure a quelli di Harry Potter. No, passo a quelli Disney. Ho preso Mulan perché, insomma, naturalmente tutte le principesse Disney dovevo prenderle, sapete quanto sono ossessionata. E anzi, piano piano me ne devono arrivare anche altre. Questa è la numero 166 della collezione di Mulan. Ci sta lei e ci sta Mushu e Cric Cric. Non so come si chiama, Cricket, vabbè, qui c'è scritto Cricket, però Cric Cric, insomma, quello lì. Prima o poi prenderò anche questi, però per adesso ho preso lei che mi piace da morire, vi giuro. Eccola qua col suo caschetto
cestino, qui ha la spada, quella del cattivo, quello brutto che mi fa sempre paura, che adesso non mi viene il nome, e poi insomma il suo vestitino. E la cosa bella è che anche la collana, no, che gli dà l'imperatore della Cina, troppo troppo fatti bene, vi giuro. I dettagli in questi Funko Pop sono una cosa meravigliosa, io che mi gaso. Quindi questa è la nostra Mulan. Poi sapete la mia super ossessione, non è un'ossessione, è una super ossessione, per Ariel la sirenetta. E quindi ta 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 ta, ho preso questa e ne ho prese anche altre due versioni. Dietro ci sono un sacco di personaggi che tipo vorrei prendere. Ursula, che è appunto la cattiva della sirenetta. Ci sta anche Elastic Girl, Edna di Mr. Impossible, eccetera, troppo carina. E Ariel versione sirenetta basica proprio. Ed è il numero 27, sempre edizione Disney. E che ve lo dico a fare, che è la mia preferita, insomma. Ha appunto la sua codina, tutta glitter tra l'altro, con i capelli rossi, il fiore in testa. Ed è davvero una cosa meravigliosa. Io penso di essermi totalmente innamorata. Ultima della Disney è Eevee, che adesso, se non conoscete il film Disney, più che altro adesso ce ne sono due, devo uscire il secondo, non vedo l'ora. Comunque, c'è questo film Disney che si chiama Descendants, che è tipo con i figli dei personaggi Disney più famosi e anche i cattivi, ed è, vi giuro, troppo bello. Se non l'avete mai visto dovete, perché è proprio fatto bene, anche i protagonisti a me piacciono tantissimo. E Eevee è proprio interpretata da Sofia Carson, che tra l'altro canta anche divinamente. Comunque non potevo non prendere il Funko Pop. Vedete, questi quattro sono i protagonisti. Prima o poi li prenderò tutti, però i miei preferiti sono Mal, Eevee e Carlos. Jay un po' meno, però sicuramente poi prenderò anche lui. Comunque mi deve arrivare anche Mal, che è la figlia di Maleficent. Invece lei è la figlia della regina cattiva, di Biancaneve per intenderci. E vi giuro che è tipo troppo bella, infatti adesso ve la faccio vedere. Questa è un'altra di quelle super dettagliate. Eccola qui, a parte i capelli che sono meravigliosi, sono tutti ondulati. E qui ha la treccina sul davanti, ma poi guardate l'abbigliamento, ha una mela in mano, la collana col cuore, gli stivaletti con tutte le borchie sui vestiti, e in più anche lo smalto blu, cioè come puoi non amarla? È una di quelle appunto fatte stra bene. E ora passiamo ai tre di Harry Potter. In realtà di Harry Potter effettivamente non ce n'è neanche uno, perché devo ancora comprarlo. Comunque ho preso i miei preferiti per ora e ve li faccio vedere tutti e tre insieme, perché sono splendidi. Allora, sono due mangiamorte, eccoli qua. Cioè Voldemort e Bellatrix, che sono stati i primi due che mi sono arrivati. E poi abbiamo Dobby, che in assoluto è il mio personaggio preferito di sempre di Harry Potter, vi posso giurare su qualsiasi cosa, lo amo follemente. Però prima vi voglio far vedere, e lui lo lascio alla fine, vi voglio far vedere Voldemort, che è questo qui. Come vedete qui sopra c'è scritto Harry Potter, numero 06, e qui dietro ci sono, vedete, tutti, ci sta Harry, Hermione, Ron, qui ci abbiamo anche Silente, Piton, appunto Voldemort, e poi c'è anche Hagrid, questi prima o poi tutti. Sapete, Serpeverde a vita, troppo carino. La cosa splendida, splendida di questo Funko Pop è che ha addirittura le unghiette a mandorla, cioè una cosa straordinaria. E poi ha anche la sua bacchettina, tutto pelato e senza il suo nasino distintivo. Poi invece abbiamo Bellatrix Lestrange, un altro dei miei personaggi preferiti di Harry Potter. La amo follemente, amo lei, amo l'attrice, insomma amo tutto. Questo è il numero 35 e fa parte di un'altra collezione sempre dedicata ad Harry Potter. Infatti vedete, i personaggi sono diversi. Vi apro questa, cioè per favore notiamo la bellezza di questo Funko Pop. Guardate solo il dettaglio intorno agli occhi, c'è questo alone rosa, lo smalto sempre sull'unghietta e gli anelli, la sua bacchettina, le scarpette mi fanno impazzire, poi tutto il vestito super dark, lo amo da morire. E mi pare siano pitturati i dettagli a mano, non vorrei dirvi una cavolata, ma credo di aver capito così. E poi passiamo a lui, l'ultimo ma non per importanza, anzi ve l'ho detto, è il mio preferito in assoluto, Dobby l'elfo domestico, che adesso vi farò vedere il suo particolare che vi manderà in estasi. Lui fa parte di un'altra ulteriore collezione di Harry Potter, vi giuro, di Harry Potter
ci sarebbero tipo 200 Funko Pop, una roba assurda. Questo è il numero 17, ma non potete capire la bellezza rara di questo. Guardate solo le orecchie, se non sono una cosa pucciosissima. Hanno riprodotto tutte le rughette del suo viso. E poi, dettaglio sconvolgente, ha in mano il calzino. E se avete visto i film, letto i libri, sapete che quando ad un elfo, no, domestico, il padrone gli dona un calzino, no un calzino, un capo d'abbigliamento, lo rende libero, cioè non è più schiavo, eccetera. E quindi il fatto che ce l'abbiano messo è un colpo al cuore, ma un colpo positivo, perché mi fa morire, vi giuro, mi fa morire, lo amo profondamente proprio. Quindi questi erano tutti i miei Funko Pop per ora, ve lo dico, perché sicuramente se vedo che insomma il video vi piace, può interessarvi, anzi ditemi insomma qua sotto, ve ne farò sicuramente altri. Io ad esempio una cosa che amo e mi piacerebbe iniziare a farli conoscere anche a voi, se magari ancora non li conoscete. Detto questo, ripeto, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, così capisco che vi piace, e iscrivetevi se ancora non lo siete. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!